Buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà tutto il processo, vorrei spiegarvi tutto il processo di certificazione delle leggi che, come sapete, da decreto legislativo 102 da luglio del 2016 i soggetti che svolgono le diagnosi energetiche dovranno essere certificati. Tra questi soggetti c'è l'esperto in gestione dell'energia. Io lavoro per il TUF Italia, sono la responsabile della certificazione del personale, quindi questo è uno degli schemi per voi. Giusto una breve ma molto breve presentazione del TUF. Il TUF è un ente di certificazione a 360 gradi, nel senso che facciamo dalla certificazione alle ispezioni, al testing, alla formazione. Abbiamo una casa madre a Monaco, quindi siamo un ente tedesco, presente in 60 paesi, giusto vi ho dato qualche numero. Il TUF Italia, siamo praticamente da 25 anni e siamo su tutto il territorio nazionale, quindi con gli uffici distaccati. La sede è a Sesto San Giovanni. Questo tanto la presentazione poi presumo verranno caricate sul sito, quindi non sto neanche a fermarmi tanto. Questi sono i servizi che noi quindi abbiamo da sostanzialmente servizi certificativi e di formazione. Per quanto riguarda la formazione del personale, noi abbiamo iniziato nel 2010, siamo stati anche accreditati a Credia per alcuni schemi di certificazione e ad oggi svolgiamo certificazioni per queste figure professionali, quindi dall'amministratore condominiale a legge, a in ambito ICT, e privacy officer, poi i soliti saldatori che sono quelli più standard, e tutti gli addetti al gas e poi un progetto specifico che abbiamo fatto per Ferrari qua a Marinello. Allora, oltre a spiegare il processo, quello che mi premeva è dare un po' di chiarimenti sulla certificazione, la normazione, gli accreditamenti, giusto per fare un po' di chiarezza, perché chi si approccia a questo settore, come primo, c'è un po' di termini e di confusione. Allora, nell'ambito delle certificazioni ci sono tre ambiti, quindi l'ambito della normazione, che sono quegli enti che emettono le norme e che danno il nome alla norma, quindi c'è a livello internazionale abbiamo l'ISO e l'IEC, a livello europeo l'EN e in Italia c'è l'UNI e c'è per quanto riguarda le norme elettriche. E le norme di riferimento quindi riportano queste diciture nel loro nome. Quindi prima c'è l'emissione della norma, dopodiché c'è tutto il settore dell'accreditamento. L'accreditamento sono quegli organismi che accreditano gli organismi di certificazione, cioè l'accreditamento riguarda gli enti di certificazione e non riguarda il cliente finale. Come enti di accreditamento abbiamo gli AFA a livello internazionale, le A a livello europeo e Accredia che è l'ente di accreditamento italiano. C'è un ente per ogni nazione, quindi Accredia è l'ente unico in Italia. Accredia cosa fa? Accredita gli enti di certificazione rispetto a delle norme. Una di queste norme, nel nostro caso, è la 17.024, che è una norma che praticamente definisce i requisiti che devono avere gli enti di certificazione per fare la certificazione del personale. Quindi la 17.024 è una norma che si applica agli enti e non alle persone, quindi una persona non può essere certificata alla 17.024. L'ultimo step è la certificazione, quindi gli enti di certificazione valutano le persone, in questo caso se stiamo parlando di certificazione del personale, e rilasciano le certificazioni e quindi la persona è certificata rispetto a uno specifico schema dell'ente. Tra gli enti di certificazione ce ne sono tanti, ovviamente qua ho dedicato TUF Italia uno di tanti. Quindi gli enti di certificazione sviluppano gli schemi in accordo a delle norme o a delle specifiche. Nel caso delle leggi, per esempio, lo schema TUF Italia è stato sviluppato in accordo alla UNI 11.339. Lo schema definisce quali sono i requisiti che deve avere la persona per avere la certificazione e per mantenerla e rinnovarla.
e il professionista è certificato rispetto allo schema, quindi non è neanche certificato, una persona non diventa certificato 11.39, ma diventa certificato EGE secondo lo schema Italia. Come certificazione ce ne sono di tanti tipi, quindi c'è la certificazione di sistema, che è quella più conosciuta, la ISO 9000, la ISO 14090 mentale, la OSS 18090 sicurezza, dove quello che l'ente va a certificare è il processo di gestione dell'azienda. Quindi sulla base della certificazione viene effettuata in base a delle norme di sistema, come sono le ISO 9000, 14000, e l'impegno è quello di fare la soddisfazione del cliente e il miglioramento delle prestazioni aziendali. Poi c'è la certificazione di servizio, dove quello che si va a certificare è uno specifico servizio, che può essere un servizio di formazione, può essere un servizio di consulenza, ma è un servizio che è all'interno dell'azienda. Per queste certificazioni si usano o norme tecniche, se esistono, o dei disciplinari. Poi abbiamo una certificazione di prodotto, che vanno dal giocattolo alla sedia all'impianto, quindi è il prodotto finito, quello che noi andiamo a certificare rispetto sempre delle norme o dei disciplinari, e per ultimo la certificazione delle persone. Le competenze, quindi l'intestatario certificato di una certificazione delle competenze è la persona, che questa persona sia libero professionista, dipendente, collaboratore, non interessa, perché noi andiamo a valutare la sua competenza nelle svolgere l'attività. Poi le modalità in cui le svolge non è oggetto di certificazione. Quindi quello che andiamo a fare è una valutazione delle conoscenze, quindi della parte della formazione, delle abilità professionali del candidato rispetto al nostro schema, perché la certificazione è come una dichiarazione di un ente terzo che dichiara che quella persona è competente. È competente rispetto a cosa? Ci deve essere sempre un qualcosa per fare la valutazione. In questo caso sono gli schemi di certificazione. E la certificazione è basata su evidenze oggettive, quindi il processo deve essere il più oggettivo possibile, e viene fatta e deve essere fatta in una maniera equa, trasparente, indipendente e imparziale, cioè per quello ci sono degli enti terzi indipendenti che svolgono questo tipo di attività. In tutto il processo viene sempre messa molta attenzione ad eventuali conflitti di interessi, quindi vengono fatte tutte le misure per evitare questi conflitti di interessi, proprio per darle la terzialità della valutazione. Una certificazione è, come avevamo detto, un'attestazione di una competenza, non è un attestato di fine corso o una laurea o un superamento di un esame e basta. Quindi per poter essere certificato io devo avere competenza. Non posso essere certificato perché ho fatto un corso. Mi serve anche il fatto che io lavoro, cioè svolgo quel tipo di attività, e quindi vengo valutato anche su come svolgere quel tipo di attività. Noi riceviamo anche adesso molte richieste di, visto che adesso gli enti devono essere certificati, vorrei avere questa certificazione, ma non l'ho mai fatto. Se non l'ha mai fatto, non può avere la certificazione. Non è possibile, perché non possiamo dichiarare il falso. Se lei non ne svolge l'attività, non abbiamo elementi per dichiarare che lei è competente in questo caso. È un punto di partenza, cioè quando io mi certifico devo mantenerla, quindi vengono richieste degli specifici requisiti alla persona e annualmente viene fatta una verifica di mantenimento delle competenze, e quindi non è un attestato come dire il cassetto, ok, con la laurea, lo appendo, sono a posto, no, devo mantenerla, può essere sospesa e può essere anche ritirata, quindi è un qualcosa che continua nel tempo. Il processo di certificazione un po' schematizzato. Sostanzialmente il processo è quello di fare la richiesta di certificazione, e il processo di valutazione viene fatto in due momenti. Uno è una valutazione documentale, quindi l'ente valuta i documenti che riceve per verificare che la persona abbia i requisiti definiti, e poi c'è una sessione di esame dove la persona deve svolgere proprio l'esame specifico con una struttura specifica. Quando tutto questo processo è superato, si può emettere la certificazione, e questa certificazione, come ho detto, deve essere mantenuta e deve essere rinnovata nel tempo. La certificazione delle leggi. Allora, chi è legge? Legge nel decreto direttoriale del 12 maggio
è stato definito come il professionista che possiede la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico, ambientale, con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. Quindi non è solo quello che svolge le diagnosi energetica, ce n'è più. La certificazione delle leggi prevede due settori, in base ovviamente all'esperienza della persona, quindi chi svolge attività in ambito civile può avere la certificazione EGE civile, chi la svolge o chi copia i requisiti definiti per l'ambito industriale può essere, quindi non è che uno, può anche una persona può prima avere una certa esperienza e fare la certificazione in ambito civile, perché magari industriale non ha 3 anni, ha solo 1 anno, nel momento in cui acquisisce l'esperienza richiesta nel settore specifico può chiedere l'integrazione, quindi non è che, oppure se uno ha esperienza in tutti e due, chiedere al momento della certificazione, chiedere entrambi i settori. Questa è un po' per spiegarvi, perché anche noi ente di certificazione che io per esempio ho partecipato in accredito al tavolo che si sta adesso creato per la definizione dei requisiti dell'auditor energetico, che è l'altra figura indicata dal decreto legislativo per lo svolgimento delle diagnosi energetiche, quali erano le differenze, perché neanche a noi ente di certificazione erano molto chiare queste differenze. Allora, siamo stati, devo dire, 1 ora e mezza a discutere in accredia e ci hanno spiegato un po' cosa si intende. Adesso probabilmente nei prossimi documenti emessi speriamo venga meglio chiarito, e in questa slide io ho voluto dare qualche elemento di differenziazione tra le diverse figure. L'auditor energetico legge una figura cosiddetta manageriale, che può essere paragonabile al energy manager, quindi è una figura, diciamo, di alto livello, di un livello elevato, mentre l'auditor energetico è una figura tecnico specialistica, cioè l'auditor energetico è chi svolge la diagnosi, punto. Quindi molto con competenze tecniche. E la seconda, quindi c'è una differenza a livello di competenze, quindi all'auditor energetico se le richiedono competenze tecniche e di comunicazione, perché comunque deve presentare le diagnosi che va a svolgere, mentre a legge si aggiungono le competenze gestionali economico-finanziarie, che sono molto simili a quelle dell'energy manager sostanzialmente. L'auditor energetico e legge possono svolgere le diagnosi energetiche, cioè sono state indicate come quelli che possono svolgere le diagnosi energetiche in accordo al 102, l'energy manager non le può svolgere se non certificato EGE, quindi alla fine è legge quello che svolge le diagnosi oltre all'auditor energetico. Auditor energetico e EGE sono concorrenti, diciamo, nell'ambito delle diagnosi, ma poi legge fa altro, cioè fa anche management e fa anche nei sistemi di gestione dell'energia, e quindi la tratta un ampio raggio. Per quanto riguarda la certificazione ESCO, che era il terzo soggetto che può svolgere diagnosi energetica, nella norma che regola le certificazioni delle ESCO, alcuni dei requisiti richiesti possono essere soddisfatti con la certificazione di un EGE, non con la certificazione né di un auditor energetico né di un energy manager. Quindi questi requisiti vengono soddisfatti dagli EGE certificati. L'auditore energetico e legge sono regolamentati dal 102 e successivi decreti per quanto riguarda la certificazione, mentre l'energy manager è regolamentato dalla legge 1091. E per quanto riguarda le certificazioni, i primi due possono essere certificati, anzi il primo sarà, cioè in questo momento si stanno creando, come dicevo, una crede, i documenti per fare queste certificazioni, quindi presumo che l'anno prossimo si possa fare questa certificazione. E legge è già certificabile perché è già uscito il decreto direttoriale del 12 maggio. L'energy manager non è una figura che è stata regolamentata dal punto di vista della certificazione. Lo schema EGE quindi di TUF Italia, noi abbiamo iniziato a certificare l'EGE nel 2013 in accordo, sviluppando uno schema in accordo alla 11339 e sotto accreditamento Accredia. Con l'emanazione del 102 e del decreto direttoriale noi abbiamo adeguato il nostro schema ai nuovi requisiti, anche se diciamo che l'80% erano le stesse, nel senso che
sia il decreto direttoriale sia il nostro schema sono basati sulla stessa norma che è la 11.339, quindi ci sono stati degli aggiustamenti, abbiamo adeguato il nostro schema e da settembre 2015 assieme a altri 10, credo ci siano adesso, enti di certificazione, abbiamo ottenuto l'accreditamento, cioè l'estensione del nostro accreditamento da parte di Accredia per il rilascio di queste certificazioni. Quindi adesso noi la certificazione EGE e tutte quelle che escono nuove sono in accordo alle disposizioni del 102. I documenti che riguardano la certificazione sono tutti ovviamente disponibili sul nostro sito, è un regolamento generale della certificazione che è quel documento che spiega un po' come è il processo, lo schema EGE che è il documento specifico che definisce quali siano i requisiti dell'EGE, il codice deontologico, il tariffario e il regolamento del marchio. Tutti questi documenti devono essere accettati, visionati e accettati dalle persone che ottengono la certificazione. Quindi sono i documenti di contratto, diciamo. L'EGE, qual è? Allora, per quanto riguarda la certificazione EGE, i requisiti che sono stati richiesti sono esclusivamente di esperienza professionale. Per la certificazione dell'EGE non è richiesto alcun corso di formazione specifico, poi uno ovviamente può decidere di fare un corso giusto per, visto che deve sostenere un esame, fare un po' un ordine delle conoscenze e fare anche un refresh, però al momento della certificazione noi non chiediamo neanche evidenze del corso effettuato, quindi chiunque abbia i requisiti di esperienza professionale richiesti può richiedere. Questi requisiti sono sostanzialmente definiti dai compiti dell'EGE. Questi punti che vedete qua sono i punti del punto 4 della norma 11.339, così come indicato, e per poter essere certificato EGE ci sono delle esperienze obbligatorie che sono i primi punti di sinistra, quindi la persona che chiede la certificazione deve avere esperienza in queste attività, obbligatoriamente, se ne manca una non può essere certificato, quindi deve avere effettuato delle analisi di sistemi energetici, deve aver effettuato gestione di contabilità energetica, diagnosi energetiche e analisi tecnico-economici con la valutazione di rischi. Questi ci devono essere. Quanti anni? Dipende dal titolo di studio. Qua non ho messo la tabella perché è una tabella enorme, però in base alla laurea, il tipo di laurea, il tipo di diploma, se tecnico o non tecnico, sono definiti degli anni, questi anni sono definiti anche per settore, quindi ci sono alcune lauree che magari per il settore civile chiedono 3 anni, mentre per l'industriale ne chiedono 4, dipende dalla tipologia. Ovviamente questi anni richiesti non sono per ogni punto, cioè non chiediamo 3 anni di analisi di sistemi energetici, 3 anni di contabilità, chiediamo 3 anni e nell'ambito di questi 3 anni devo avere esperienza in tutte queste attività. E per quanto riguarda i punti della parte destra, di tutti quei punti ne devo avere esperienza almeno di 3. Quindi la valutazione che noi facciamo sulla base della documentazione che adesso vi presenterò, facciamo questa valutazione, cioè mi devono dimostrare attraverso dei documenti che la persona ha esperienza in questi 4 obbligatori e almeno 3 del di destra. Ovviamente se io faccio un progetto grosso, una stessa attività, uno stesso progetto energetico mi può coprire diversi punti, quindi non è che devo prendere uno per ciascuno. Quindi questo è fondamentale, questa è la base, se mi manca qualcosa di questo non posso essere certificato. Il processo di valutazione. Allora, come dicevo, può fare richiesta di certificazione chiunque copra i requisiti che abbiamo detto, quindi chiunque abbia l'esperienza richiesta nelle attività richieste può fare richiesta di certificazione. Noi svolgiamo degli esami di certificazione periodicamente, sono tutti pubblicati sul nostro sito, e per svolgere l'esame di certificazione la persona deve aver superato la parte documentale, quindi la richiesta deve essere fatta almeno, diciamo, 20 giorni prima, ovvio che se poi arriva dopo e se ce la facciamo lo facciamo per volentieri, però giusto per darti una regola, perché comunque la persona deve mandare una documentazione che non sempre uno è certo di quello che manda, sono sicuro che questo va bene, magari ci vogliono delle integrazioni, quindi dobbiamo avere il tempo di valutarlo, di chiedere l'integrazione, la persona deve reperire quell'integrazione e di coprirlo prima di arrivare all'esame, ok? Quindi la certificazione va fatta per l'esterno.
La documentazione che noi abbiamo bisogno è questa qua elencata, cioè noi abbiamo un modulo ovviamente di richiesta di certificazione, un modulo prestampato che va compilato per capire in che cosa si vuole certificare una persona. Il documento di identità, il curriculum firmato, il pagamento della valutazione documentale, quindi anche i pagamenti vanno fatti man mano che superano le fasi, e le evidenze documentali a dimostrazione. Queste evidenze devono essere elencate in un documento che noi abbiamo preparato, di autodichiarazione, dove la persona ci presenta praticamente la documentazione che ci sta fornendo. In questo documento sono elencati i punti che abbiamo visto prima, quindi, non so, il file X lo riporta in quei punti in cui secondo lui copre quei requisiti. Poi ovviamente noi questo lo rivalutiamo, però giusto per avere un'idea dell'esperienza della persona, e c'è anche la possibilità di descrivere che tipo di progetto è. Che documenti abbiamo bisogno? Allora, c'è chi ci manda dei progetti enormi, non so, documentazione, 30 mega di documentazione. Allora, noi non c'è un documento specifico, noi non conosciamo la persona che andiamo a certificare, per cui noi ci dobbiamo basare sui documenti per fare questa valutazione. Per cui i documenti devono contenere il nome della persona, il datore di lavoro, che attività è stata svolta e per quanto tempo è stato svolto. Io posso anche, alcuni ci danno magari un progetto, il file che loro, allora hanno fatto un progetto energetico e ci mandano il file fatto da loro in Word senza nessuna firma. Allora, a noi va bene quello, ma dovrà essere accompagnato o da una fattura che è stata fatta al cliente, o da una conferma d'ordine, o un qualcosa che ci dica che quello lì è vero, nel senso che io posso anche scrivere quello che è un progetto intero, non lo scrivo per me, ma magari non l'ho mai consegnato. Quindi qualche evidenza che effettivamente l'attività è stata svolta. Noi puntiamo molto, per semplicità, anche sulle dichiarazioni, cioè non devono essere documenti, una dichiarazione da un cliente che dice lei ha svolto per questo periodo queste attività, firmata, carta intestata del cliente, per noi è un'evidenza oggettiva. Quindi quello può andare bene, come delle fatture, quindi incarichi, contratti, ovviamente varranno importi perché non stiamo anche a livello di privacy, vuol dire non vogliamo neanche entrare nei compensi eccetera, quindi gli importi possono essere varrati, però ci devono essere gli elementi per noi per vedere che effettivamente questa attività è stata fatta. La documentazione ci va bene anche in formato elettronico, quindi non ci devono mandare per posta i documenti cartacei, ma va bene anche ed eventualmente vabbè, qui indicato, visto che comunque poi si metterà a disposizione un sito dove a volte i documenti sono molto pesanti, quindi se superano i 10 mega non riceveranno anche la mail, quindi non sappiamo neanche che è stata mandata una mail, quindi per noi non ci risulta, e quindi abbiamo messo questo sito a disposizione. Allora, la struttura dell'esame, come abbiamo detto, l'accesso all'esame in certificazione è subordinato al superamento dell'analisi. Quindi una volta che abbiamo coperto questi requisiti viene data una conferma alla persona e può svolgere l'esame di certificazione. Per ogni settore c'è l'esame composto da una prova pratica, da una prova test e da un colloquio individuale per ogni settore. Quindi se una persona chiede due settori ne deve fare due esami, tutti svolti nella giornata. Quindi le competenze che noi chiediamo sono quelle che abbiamo chiesto anche alla valutazione. Sono i compiti di legge, qua sono classificate diversamente come competenze, è sempre la classificazione della UNIC 11339, non è una classificazione nostra. Quindi le domande di esame noi le abbiamo classificate secondo queste competenze, e nell'intero esame tutte queste competenze vanno valutate con più o meno domande, però devono essere coperte tutte. Le prove sono preparate da noi, da TUV. Quindi i commissari di esame che vanno a fare l'esame non sanno che prove si trovano, proprio anche per evitare eventuali conflitti, che vi sappia prima le prove, eccetera. Le prove non vengono sempre, questa chiusa viene data, per ogni prova c'è anche un facsimile di risposte, in modo da fornire una valutazione al commissario, un documento per poter effettuare le valutazioni, ma il commissario non sa che tipo di prove si faranno. Questo vi ho messo il programma della giornata, più o meno come si sviluppa, è tutto nella stessa giornata. Noi quello che cerchiamo di fare è non fare sessioni affollate, quindi
8 al massimo persone, 10 persone, perché è un esame. Quindi un esame, le persone sono nervose, anche se siamo grandi, è comunque un esame, è comunque mettersi in gioco, per cui una persona che alle 8 del, alle 9 del mattino, se magari deve fare la prova orale alle 7 di pomeriggio, è cotta, cioè dopo tutta la giornata con la tensione, eccetera. Quindi cerchiamo di fare gruppi più ridotti in modo da mettere le persone anche al suo agio, nel senso che non è un esame universitario. L'esame è quello strumento che noi dobbiamo usare per capire se la persona è competente, quindi tutte le prove vertono sull'esperienza professionale e anche il colloquio è un colloquio tra professionisti, perché anche chi svolge l'esame è un professionista. Ovviamente noi gli chiediamo più esperienza rispetto a quello che esaminiamo per insomma, dare un valore comunque alla persona che sta valutando, nel senso che noi, i nostri commissari comunque hanno 8 anni di esperienza, non ne hanno 3, però cerchiamo di mettere a loro agio le persone e di fare un dialogo costruttivo che ci permetta di capire la competenza. Come dicevo, se ci sono due settori, si devono fare nella stessa giornata. I colloqui, man mano che si svolge la parte del colloquio, le persone possono andare via, nel senso che quando ha finito il colloquio, il primo che fa il colloquio magari in mezza giornata, l'ultimo che fa il colloquio magari deve stare tutto il giorno, però sostanzialmente cerchiamo di stare nella giornata. Adesso vi ho messo un po' di esempi anche di domande che facciamo, molto poco perché il campo è vastissimo, gli argomenti sono tantissimi, però giusto per dare qualche indicazione. Allora, la prova pratica è un'analisi di un caso studio di un'ora, e il caso suddiviso in sottodomande. Si deve usare la calcolatrice, nel senso che sono prove veramente pratiche di calcoli, non sono prove dove bisogna esporre un concetto, perché essendo anche noi dobbiamo fare la correzione della giornata, perché alla fine della giornata va dato il voto, le cose discorsive perdono si perde tempo nel correggerlo, e comunque dopo c'è un colloquio, quindi quelle domande discorsive di concetti magari vengono chieste a livello di colloquio e parlando si fa prima. Quindi la prova pratica è proprio calcoli, si chiedono dei calcoli. Il punteggio viene assegnato, viene indicato nel frontespizio della prova, perché in base al numero di domande, alcune domande hanno più punteggi, altre meno, comunque il totale è sempre 20 e il minimo da raggiungere è 12. Poi per esempio ci sono alcune due domande esempio, quindi avendo un impianto elettrico caratterizzato da quei consumi e si chiede di calcolare il valore del fattore potenza e di indicare se ricade il penale o meno e la potenza apparente, okay? E per quanto riguarda il civile è lo stesso, si presenta un caso e si chiedono delle domande, queste sono singole domande che possono essere fatte. Il caso ovviamente non è una domanda, sono 3-4 domande per ogni caso, giusto per dare anche una valutazione che non se la gioca proprio una domanda, dare più evidenza, però sono tutte collegate perché è una presentazione di una situazione. Per quanto riguarda l'ultima prova è un colloquio individuale, quindi si fa uno a uno. Nel colloquio si devono, perché dal decreto, cioè le prove d'esame sono proprio definite dal decreto, quindi non possiamo andare a fare diversamente, sono 5 domande settoriali, quindi se io ho 2 settori mi fanno 5 domande in ambito civile e 5 domande in ambito industriale. Ovviamente le domande non è a domanda risposta, ma comunque vengono fatte man mano che si approfondisce e si fa un dialogo costruttivo. All'inizio della parte del colloquio orale comunque vengono visualizzate le prove effettuate, quindi sia la prova pratica che la prova di test, in modo da vedere un po' e condividere gli errori, insomma si può discutere sulle prove svolte, e a volte danno piede anche le domande orali per capire se effettivamente è un problema che la persona di corsa magari nel test ha fatto sbagliato o se effettivamente c'è una mancanza della conoscenza. Anche qua non si possono
usare norme, ogni domanda sono 10 punti, quindi il massimo sono 50 centesimi e il minimo 30 cinquantesimi. Queste per esempio sono alcune domande in ambito civile e alcune domande in ambito industriale. Ovviamente le domande, allora, il commissario di esame ha un database di domande, cioè le domande non sono scelte così, non sono inventate dal commissario. Il commissario ha un documento, questo documento è formato da una serie di domande, lui ha la possibilità di scegliere, ma sceglie su una base definita, quindi nella valutazione deve indicare qual è la domanda che ha fatto, quindi non può inventarsi una domanda, proprio per sempre cercare di dire, ah no, ma lui mi ha preso mira, mi ha fatto domande più di te. C'è un ventaglio di domande, lui può scegliere, ma non può andare oltre quelle. E questi sono alcuni esempi di queste domande. Il criterio di valutazione, quindi la prima prova è insomma una prova pratica, quindi si vede anche il dato finale e anche il ragionamento che ha fatto la persona per arrivare a quel dato, quindi vengono valutate in questo modo, sono comunque domande aperte. La prova di test è o sì o no, cioè lì non è che ci sono molte scelte, e la prova individuale è anche un po' come la persona risponde se alle domande, insomma, e se si vede che effettivamente ha conoscenza e parlato dei temi che sono stati verificati. L'esame è superato se la somma, cioè insomma la media di tutte le domande è 60 centesimi, tutte le domande, tutte le prove devono essere superate. La prova orale viene fatta solo se è stato superato le prove scritte. Se la persona non ha superato una delle prove scritte, tutte e due, non può fare l'orale. Quindi la correzione va proprio fatta nella giornata. Se la persona non ha superato una prova, le prove che ha sull'altra prova pratica superata rimane valida per un anno. Quindi può rifare l'esame e valutare vedere se rifare tutte le prove e dire no, queste le superate me le tengo, faccio quelle che non ho superato. Lo stesso se non supera l'orale, le prove scritte rimangono valide. Per la ripetizione, per quanto riguarda TÜV Italia, la prima ripetizione dell'esame noi la facciamo gratuita, perché insomma l'approccio all'esame, magari uno non era una giornata, si è sbagliato, insomma, era arrivato in ritardo, nervoso, ci sta quella giornata storta, e quindi la prima ripetizione viene fatta in una sessione di esame gratuitamente senza dover ripagare la quota di esame. Alla seconda sì, nel senso che quella. Questo qua vi abbiamo messo un calendario delle nostre sessioni di esame. E qua al 22 di marzo ne abbiamo pianificata una proprio qua in AES da fare, quindi nel caso vi possa interessare. Adesso ne abbiamo alcune entro la fine dell'anno, come vedete ce ne sono molte, non sono affollate, nel senso che come abbiamo detto preferiamo fare di più e più ridotte perché tutti si sentano a loro agio, che non una sessione con 30 persone o 20 persone. Generalmente fino a 8 settori, non persone, viene gestito da un solo commissario di esame, oltre gli 8 settori, quindi 8 settori vuol dire 8 persone che svolgono un settore o 4 persone che fanno tutti e due, oltre gli 8 settori viene aggiunto un altro commissario. Per quanto riguarda le valutazioni documentali, normalmente chi svolge l'attività di esame fa anche la valutazione della documentazione, questo per dare una conoscenza più ampia della persona, ok? Quindi nell'esperienza non arriva lì che non sa chi è e magari gli fa la domanda e si gioca tutto su quella domanda, c'è comunque un background di analisi che ha fatto della documentazione, quindi è una conoscenza migliore della persona per capire la loro attività. Una volta che l'esame è superato c'è l'iscrizione al registro. Allora, la certificazione ha una validità di 5 anni per decreto, quindi quella è, tutti gli enti hanno la stessa. E viene rilasciato da TÜV Italia un certificato formato 4 della certificazione e noi diamo anche un marchio in formato elettronico che la persona può utilizzare nella firma, delle mail, insomma, o non utilizzare l'iscrizione della persona. Questo marchio ovviamente c'è un regolamento perché essendo un marchio di certificazione simile anche ad altre certificazioni che noi diamo,
deve essere sempre collegato al nome della persona, quindi non può essere messo affiancato a una non può essere affiancato a una ragione sociale per evitare equivoci di che tipo di certificazione è. C'è proprio un regolamento che vi viene fornito e dovete sottoscrivere e quindi viene dato questo marchio. Poi ci sono dei materiali opzionali che sono il certificato in formato tessera con o senza foto e un timbro per eventuale firma di progetti, visto che comunque una figura che fa le diagnosi eccetera, ci sono molti che ci chiedono il timbro per evidenziare che quel progetto è stato fatto da una persona certificata. Quindi questi sono in più a richiesta ovviamente del professionista. Quando è certificato noi inseriamo sia sul nostro sito e gli aggiornamenti sono mensili, sia diamo comunicazione alla Credia, cioè sulle pubblicazioni delle figure professionali della Credia noi purtroppo leviamo le mani, nel senso che noi facciamo quello che dobbiamo fare, che ogni mese diamo le liste aggiornate, i loro tempi poi non possiamo entrare, diciamo, intervenire, quindi a volte succede che ma io ancora non sono in Credia, magari sono passati un mese e mezzo e non hanno aggiornato le liste. Noi mensilmente pubblichiamo sul nostro sito e mandiamo la comunicazione. Come dicevo, questo è il marchio che noi diamo alle persone. Qui ci sono alcuni esempi di che cosa posso scrivere e che cosa non posso scrivere per quanto riguarda la certificazione che ho ottenuto. Quindi io posso dire che sono certificato EGE secondo lo schema EGE e sviluppato in accordo a tutte quelle norme. Quindi qualsiasi di quelle frasi sono corrette, non posso dire che sono certificato 17.024 perché non è corretto, perché non è applicabile, come ho detto si applica a noi documenti di certificazione, è una norma di accreditamento, non è una norma di certificazione, e non posso dire che sono certificato UNI 11.339 perché in realtà lo schema, anche qui la certificazione, il nostro schema è sviluppato sì in accordo con la norma ma anche al decreto direttoriale, quindi è lo schema che crea i requisiti di certificazione, non le norme. Come avevamo detto, non finisce lì, diciamo che quando ho la certificazione iniziano i problemi, e ci sono annualmente noi facciamo delle verifiche riguardo a, quindi la persona deve dichiarare che ha continuato ad avere esperienza a fare l'attività di legge, deve aver maturato dei crediti formativi TUV e deve segnalare eventuali reclami all'ente. Non è che viene sospesa la certificazione se io ricevo un reclamo, ma io devo capire come i reclami vengono gestiti, quindi si dà la segnalazione e si invia la documentazione di gestione. Tutte queste dichiarazioni vengono date attraverso una serie di documentazioni che noi annualmente mandiamo, quindi noi avvisiamo la persona, guarda che devi mandare questo, e nell'arco dei 5 anni noi ogni anno dobbiamo avere almeno evidenza di un'attività svolta, quindi un incarico, sempre un'evidenza oggettiva, quindi una lettera, un contratto, un incarico, una qualsiasi cosa. Nell'ambito dei 5 anni di validità della certificazione devo coprire i requisiti che io ho coperto all'inizio, quindi quei famosi 4+3, proprio per dimostrare che comunque viene mantenuto, quindi almeno le diagnosi nell'ambito dei 5 anni almeno una deve essere fatta, sempre tutta la documentazione tramite documentazione elettronica, quindi non chiediamo copie cartacee. Per quanto riguarda i crediti formativi che noi chiediamo, allora non è che le persone devono svolgere attività o eventi solo riconosciuti da TUV, nel senso che noi abbiamo un servizio anche per le organizzazioni che fanno eventi, come per esempio noi abbiamo qualificato questo evento di oggi, dove noi facciamo una valutazione e diamo dei crediti a quell'evento. L'ente può rilasciare gli attestati con già la dicitura dei crediti, la persona certificata raccoglie questi attestati, una volta all'anno ci manda la documentazione, quindi se l'evento è già riconosciuto con l'attestato noi siamo a posto. Se l'evento non è riconosciuto ci deve anche mandare un programma per noi fare la valutazione a posteriori, quindi non è che obbligatoriamente devono essersi fatti questi eventi, però se non lo faccio mando il programma, quindi non c'è nessun problema. E noi sul sito abbiamo proprio una sezione dedicata a questi eventi con i crediti assegnati. Poi tutti questi eventi diamo ovviamente l'uso del nostro nome.
Giusto per darvi qualche numero, ma molto velocemente, quindi come abbiamo detto, noi abbiamo iniziato nel 2013, ad oggi abbiamo avuto 58 richieste di certificazione, ne abbiamo fatto 15 sessioni di esame e ne abbiamo emesso 54 certificati. Per quanto riguarda i nostri esami di certificazione, noi diamo sempre un questionario alla fine dell'esame, chiedendo di compilarlo possibilmente prima dell'esito, giusto per farlo più oggettivo, perché magari uno ha superato e è contentissimo e vuole tutto 5 oppure il contrario. Quindi, e l'indice che noi abbiamo misurato è il 91 dell'indice di gradimento. Per quanto riguarda le competenze del personale, quindi sia dello staff che dei commissari, abbiamo una valutazione del 96. In fondo vi ho messo alcuni commenti che noi abbiamo proprio fatto come incolla dai questionari, giusto per dare qualche indicazione, ma insomma. E io avrei finito, se avete qualche domanda.